l'Unione Sovietica non esiste. Io non sono nostalgico, penso che l'Unione Sovietica era finita comunque, per altre ragioni. Ma il problema non è questo. Loro decisero che l'Unione Sovietica non esisterà più, liberi tutti. E Yeltsin, per rimanere al potere, siccome aveva una paura fottuta che i comunisti ritornassero al potere, ed erano in maggioranza, perché sono stati ingannati, vendette l'America, vendette la Russia all'America, tutta intera. Se vi dovessi dire, quando hanno fatto la privatizzazione della Russia, pensate solo a questo, chi decise la privatizzazione dell'intera Russia fu un gruppo di economisti dell'Università di Cambridge, che mandarono i fax al governo russo di Gaidara, gli dissero cosa doveva fare. E lo sapete quanto calcolarono il valore dell'intera Russia? 9 fusi orari, il paese più grande del mondo, con le più grandi risorse minerarie e di ogni tipo di tutto il pianeta. Dissero, tutta questa roba qua vale 10 miliardi di dollari. A calcolarlo così. E se la sono comprata così, per 10 miliardi di dollari. Solo la Yukos, la più grande compagnia petrolifera del mondo, dopo un anno valeva 70 miliardi di dollari. Solo la Yukos, pensate, è tutto il resto, tutto il gas, tutto il petrolio, tutto l'oro, tutta la Siberia, tutta la Yakutia, immensa, la Yakutia sola che è più grande, quasi più grande dell'intera Europa, tutto 10 miliardi. La più grande truffa del mondo. Superata soltanto le ultime truppe degli ultimi tempi, quelle che succedono adesso, quelle che si chiama quantitative easing, sapete, producono denaro. La Banca Centrale Europea produce denaro al computer. Adesso temono l'uscita della Gran Bretagna. Oggi, l'ho letto adesso, oggi, mentre venivo qua, sul telefonino, dice, se la Gran Bretagna esce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra adotteranno il criterio del quantitative easing, produrranno altri miliardi di euro e gli sterline producono denaro falso. Ragazzi, lo fanno tutti, lo fa la Federal Reserve, lo fa la Banca Centrale Giapponese, lo fa la Banca Centrale Europea. Quando dico quindi che la truffa russa del 1991 è stata la più grande truffa del secolo scorso, non ha nulla a che vedere con le dimensioni gigantesche della truffa del denaro che sta avvenendo sotto i nostri occhi, qui, in casa nostra.